Procrastinare, una parola che vi suonerà negativa quanto familiare. In fondo, chi di noi non ha rimandato qualcosa fino all'ultimo? Ciao Zande, c'è da andare in Poste a fare la spesa, altrimenti stasera non si mangia. PS, il bollettino entro martedì. Bacio, mamma zetta. Una cosa brutta è che per evitare qualcosa che ci stressa, ci stressiamo ancora di più. Cioè, insomma, ci tiriamo tutto da fare all'ultimo momento. È un po' come tenersi per dolce alla fine della cena allo stress. No, grazie. Il pensiero che sappiamo che abbiamo rimandato qualcosa che dovevamo fare e che ci ritroveremo a farlo all'ultimo è una sorta di chiodo fisso. Quindi saremo fuori con un amico. Zande, dai zio, davanti, passa la palla. Martedì devo andare in Posta. Ma dove va? O saremo fuori con la fidanzata. Secondo me quel rossetto con la cifra ci starebbe bene. Non lo so, tu cosa dici? Perché anche con... Martedì devo andare in Posta, zio pera. Praticamente uno pensa di rimandare il malessere, ma invece sta solo rimandando il benessere. Il benessere di essersi tolto un peso, una rottura di palle. Comunque, oggi vi mostro che cosa mi ha aiutato a procrastinare di meno. Infatti, approcciare l'arte del bonsai mi ha subito fatto capire che la pianta rispecchia al 100% il proprio allenatore. Quindi, se avremo una pianta in salute, vuol dire che saremo noi i primi ad esserlo. Bonsai è disciplina, è costanza, sono piccole attenzioni quotidiane. Devo anche dire però che non è come modellare un pezzo di DAS o un pezzo di Pongo, quindi modellarlo, dargli una forma per regalargli una vita. Perché in quanto essere vivente, la pianta è già una forma d'arte. Lo scopo ultimo del bonsai è proprio rendere la pianta alla sua forma perfetta, un po' come Cell di Dragon Ball, nel senso che, muovendosi a step, la pianta raggiungerà il livello massimo di salute e il suo massimo livello estetico. So che molti di voi si annoieranno a morte, che non ve ne frega niente, però è anche giusto fare un passo indietro nel passato e raccontarvi di dove nasce il Bonsai Do. Il Bonsai Do, ovvero la via del bonsai, nasce in Cina nel VI secolo e si svilupperà poi. Mamma mia raga, che noia, mi sono addormentato anch'io. Comunque torniamo alla procrastinazione per piacere. Adesso vi do tre buoni motivi per i quali prendere un bonsai può effettivamente far procrastinare di meno. Il primo è che la pianta subisce tutti i tuoi errori. Non vuole le tue scuse, ma vuole dei risultati. Per errori intendo errori, come dire, di irrigazione, quindi gli dai poca acqua, gliene dai troppa. Errori di rinvaso, hai rinvasato quando non era il periodo adatto. Poi tra l'altro la pianta non è che ti dice: ehi, sto per morire. Molto spesso i primi segni di stress, i primi segni di sofferenza su una pianta, poi dipende anche dalle specie, è già troppo tardi, quindi molto spesso la pianta ci lascerà. Una volta capito il primo punto, che ci ricorda che la vita è dura, è triste ed è una merda, passiamo al secondo, che ci dice che la pianta non ha bisogno di qualcosa quando lo decidi tu. Anzi, un gran difetto dell'essere umano è sempre stato quello di credere di poter piegare la natura alle proprie esigenze, anche se si parla di natura in vaso. Beh, non è proprio così però. Infatti, il bonsaista deve fare le cose quando è il momento di farle. Ad esempio, in inverno si pota e all'inizio della primavera si rinvasa. Quindi, se si fa maggio, giugno e non ho ancora rinvasato, non è che posso rinvasare ad agosto. In realtà puoi fare tutto, però poi la pianta ne risente. Anch'io adesso posso prendere una pianta e buttarla giù dal balcone, però bevono acqua e non Red Bull. Quindi Houston, abbiamo un problema. Il terzo motivo, che è anche il mio preferito, dice che se la pianta viene trattata bene, viene mantenuta in salute e non viene sottoposta a grandi fonti di stress, con ogni probabilità vivrà molto più di noi. Anche molto più dei nostri figli e nipoti. Questa è una cosa molto affascinante ed è anche abbastanza divertente pensare che un albero, una pianta in vaso, possa vivere più di una persona. Mi fa ridere anche il pensiero che magari lo lascerò in eredità ai miei figli, ai miei nipoti. E magari questi sciagurati, per tirare su 5.000-10.000 euro, perché all'incirca è questo
il valore di un bonsai oltre i 50 anni e ben lavorato. Quindi per farsi quei 5-10 pali magari lo vendono o addirittura lo lasciano morire perché non hanno nozioni né di botanica né di giardinaggio. Beh, che dire, in questo caso potrei benissimo perseguitarli sotto forma di fantasma, perché il bonsai in ogni caso ti aiuta a fare le cose anche quando non vuoi farle. Cioè, tu credi veramente che a volte io mi alzo alle 7, 7 e mezzo del mattino, abbia voglia di uscire in balcone per dargli l'acqua? No, però so che loro hanno bisogno di acqua e allora l'acqua gliela devo dare, non posso negargliela. Vi consiglio di prendere un bonsai? Assolutamente sì, ma prendilo solo se hai veramente voglia di metterti in gioco, se hai voglia di imparare qualcosa da un alberello invaso, se hai voglia di metterti in gioco e imparare piccole nozioni di botanica e di giardinaggio, e prendilo solo se lo tratterai con rispetto. Signori, grazie a tutti per la vostra attenzione, io sono Zand, ciao a tutti miei Zeta. Dai, mo c'ho pure la tazza da lavare. La lavo dopo. Cazzo, sto ancora registrando. Dicevo, adesso la tazza la lavo adesso. Dopo devo fare qualcos'altro. Sì. Ciao.